Da vivere da soli o in compagnia, il percorso passa per la camminata sui ciottoli di fiume, le docce emozionali con oli, luci e colori, fino alle piscine di acqua termale anche esterne, con idromassaggi, compresa quella di acqua salina. Magica l'atmosfera della vasca in cui le musiche vengono diffuse sott'acqua. Poi le saune, classica ed etrusca, il bagno turco, da alternare alla nebbia fredda o la sferzata di ghiaccio. Dopo l'acqua ed il fuoco, lungo il percorso, si incontrano aria ed etere. Nelle stanze dell'aromaterapia si sceglie se energizzarsi o rilassarsi. Nella stanza della cromoterapia e cacra e musicoterapia si avvolti da musiche e colori. E poi l'angolo relax, dove riposare e bere le tisane legate alle esperienze sensoriali. La terra si incontra al piano inferiore, dove nel melmarium l'ospite si cosparge di fango termale. La pelle elimina le tossine e si esce rigenerati, pronti per l'esperienza della piramide, realizzata secondo le proporzioni di quella di Cheope, un accumulatore di energia che combatte anche l'insonnia e lo stress. L'ospite può scegliere di mettere in sequenza le esperienze secondo le indicazioni della naturopatia e seguire un percorso rilassante, energizzante, riequilibrante o tonificante, richiedendo la consulenza del personale. Al piano superiore, il centro benessere offre tutti i trattamenti più all'avanguardia in campo estetico, basati sull'esclusiva metodica Thermalife, coniugandoli con i principi della naturopatia. L'anima delle terme diventa energia. Terme di Chianciano, a distanza di 2 anni dalla fase di privatizzazione, ha avviato un processo di rilancio del settore termale, introducendo novità a livello nazionale e internazionale. L'impatto delle nuove terme sensoriali, a distanza di 7 mesi dalla sua inaugurazione, hanno dimostrato che la scelta di innovare il concetto del benessere termale nella strada della naturopatia sta dando i suoi risultati più importanti. Terme sensoriali oggi sono una realtà ormai consolidata, con più di 20.000 ingressi in 7 mesi, a dimostrazione del fatto che la scelta di coniugare la medicina termale classica con la cura idropinica e fanghi, con la nuova medicina olistica che prende spunto dalla medicina ayurvedica e cinese, è una formula vincente. Oggi il concetto del benessere è un concetto di benessere psicofisico che vede nell'edonismo non più degli anni 80 un edonismo esteriore, ma un edonismo anche interiore, la sua vera via di sviluppo. Le terme sensoriali oggi rappresentano una punta di diamante per Terme di Chianciano e intorno a questa si sta avviando tutto il processo di rilancio dell'industria termale della cittadina toscana. Parlare oggi di enogastronomia e terme, parlare di sport e terme sono una realtà di fatto che Chianciano già propone, perché guarda a un nuovo target che è quello delle fasce più giovani, dai 25 ai 50-60 anni, coppie sposate o meno, con o senza figli, che ovviamente guardano a una parentesi del weekend o della settimana per dedicarsi a se stessi. Chianciano oggi si può permettere di essere una realtà turistica che propone a tutti un luogo dove ritrovare se stessi, ritrovare il proprio equilibrio a livello psicofisico. La proposta turistica di Chianciano si articola in tante formule che vedono ovviamente la prestazione termale al centro, contornata di altre proposte come quella enogastronomica, quella artistica, culturale e quella paesaggistica. Il Museo di Chianciano degli Etruschi è ovviamente noto a livello nazionale e internazionale, è perfettamente integrato con la proposta termale, visto che i nostri clienti che fruiscono del villaggio possono accedere gratuitamente alla visita del museo. Il concetto dell'enogastronomia ha avuto il suo sviluppo proprio coerentemente con la filosofia delle terme sensoriali, per cui
il senso dell'olfatto, il senso del sapore, del gusto si coniuga perfettamente con la ricerca di se stessi. Pertanto oggi possiamo trovare nell'Interland di Chianciano proposte culinarie che siano perfettamente coniugabili con quelli che sono i percorsi di benessere che le Terme di Chianciano oggi offrono ai nostri clienti. La proposta paesaggistica si sposa ovviamente per le bellezze delle colline toscane. Vorrei ricordare che la Val d'Orcia, che è a due passi dalla nostra cittadina, è patrimonio dell'UNESCO, quindi una realtà che va tutelata proprio per le sue bellezze paesaggistiche e naturali e in quanto tale un luogo che non deve essere contaminato. Tutto quanto ha la fortuna di essere basato sul concetto dell'acqua. La nostra acqua è un'acqua ricca di sostanze minerali e in quanto tale tutta la proposta, sia essa termale, sia essa del benessere in generale e anche turistica, ha comunque un punto di congiunzione che è il valore dell'acqua. Acqua da bere, acqua da vivere sostanzialmente. Nel parco Acqua Santa, le terme sensoriali aperte tutti i giorni dalle 10 alle 22 rappresentano l'unico centro in Italia basato su criteri della naturopatia. Le terme sensoriali sono oggi un'alchimia, possiamo dire una scatola magica, nella quale il cliente può trovare il proprio percorso di benessere. L'ingresso assistito da dei tecnici naturopati del benessere permette a ciascuno di poter identificare qual è la strada migliore per ritrovare se stessi. Percorsi energizzanti, percorsi rilassanti, depurativi, che si coniugano perfettamente con le cure termali classiche, la cura idropinica al fegato, all'intestino, piuttosto che i fanghi che servono per ristabilire l'equilibrio a livello muscolo-scheletrico. Il tutto ovviamente contornato da una beauty farm e da un centro di medicina olistica che permette di poter vivere un'esperienza con gli operatori godendo del trattamento al vino, del trattamento al cioccolato, del trattamento al miele, trattamenti al fieno, oppure fare un'esperienza più orientale con le metodiche ayurvediche, dallo shirodhara alla valutazione energetica, o metodiche cinesi, allo shiatsu, l'agopuntura. Tutto è studiato attorno al cliente, in quanto il cliente deve sentirsi il nodo dell'offerta turistica e termale che noi andiamo a proporre. Pertanto è l'esperienza che il singolo prova su se stesso, che è un'esperienza che non può essere replicabile né può essere standardizzabile. L'offerta che noi andiamo a proporre è pertanto quella customizzata, personalizzata sulle singole esigenze, perché l'equilibrio psicofisico è specifico per ciascun individuo, quindi c'è un'unicità di benessere che bisogna prendere in considerazione. L'offerta termale si integra con l'esperienza del villaggio termale, nel quale i nostri clienti possono fare diverse esperienze ludico-ricreative, dalla scuola di ballo alle danze pomeridiane, al tennis, al tiro con l'arco, al parco giochi per bambini, allo yoga, alla pilates e a tante altre iniziative che ogni stagione Terme di Chianciano mette a disposizione dei propri clienti. Le terme sensoriali in che cosa si caratterizzano? Si caratterizzano per un cocktail di prestazioni termali e olistiche che vengono opportunamente mixate.